Ciao gamers, bentornati sul canale di Geek Next Gen. Siamo tornati col walkthrough di Far Cry Primal. Allora ragazzi, io sono qui in questa missione che si chiama Visione Glaciale, nel quale il maestro delle belve ci ha fatto bere un intruglio di sangue con gli occhi di un Udam per farci vedere appunto con i loro occhi. E quindi noi stiamo vivendo quest'altra visione. Quindi ragazzi, vi ho portato direttamente il momento nel quale abbiamo iniziato, perché nel frattempo non c'era niente di che, ragazzi. Era soltanto il maestro che ci diceva di bere questo intruglio di sangue con dentro degli occhi. No, tocca. Quindi non toccare. Cioè, noi stiamo guardando non so cosa, ragazzi. Non si capisce. Checkpoint. Allora, trova la statua della donna di pietra. Ok, ragazzi. E ragazzi, ovviamente sono tornato al villaggio dall'ultimo episodio nel quale dovevamo andare a caccia del guerriero. Mi era stato selezionato di tornare al villaggio e ho deciso di tornare al villaggio prima. Nel frattempo si chiede dov'è donna di pietra. Qua scendiamo. Ragazzi, eccolo lì, guardate il bastardo. Dobbiamo ucciderli. Attenzione, ci attaccano in due. Bastardi, muori. Va fuori uno, poi l'altro. Lì arriva un altro. Beccato anche lui. Beccato anche lui. Muori, vaffanculo. Nessuno mi uccide, figli di buona donna di pietra. Ragazzi, se sono un casino, ma noi li colpiremo tutti. Qua muoiono senza motivazione sti qui. Ragazzi, io colpisco alla cazzo, mi vedete? Via anche questo. Dobbiamo andare a ucciderli tutti. Via questo, via questo. Praticamente noi con quell'arma siamo veramente forti e cazzuti. Fuori uno, fuori due. Sto ma colpito, sto brutto bastardo. Tu via. Se ragazzi, io mi giro attorno e colpisco alla chi coglio coglio. Vai via anche tu, via anche tu. Guardate questi quanto sono. Ah, vi piace? Ragazzi, questi sono più resistenti. Attenzione, non muoiono. Se mi sta lanciando contro non so cosa. Bastardo, la lancia contro. Ragazzi, scappiamo perché sono già abbastanza i colpi che abbiamo ricevuto. Che ragazzi, dopo un po' di girovagare non trovo la strada. Eccomi qui. Udan cerca benedizione. Ecco la donna di pietra che è crollata, vedete, uccidendo tutti questi Udam. Proseguiamo da qui. Checkpoint. Che succede? Ragazzi, non so cosa sia successo. È lo spirito della donna di pietra. Ci mancava questa. Eccola qua, ragazzi. Guardatela qua. È enorme. Vedete, si sposta. Cioè, dobbiamo seguire quella statua enorme. Aia. Ragazzi, non capisco perché ci sta attaccando. No, dobbiamo attaccarla. Ragazzi, dobbiamo attaccarla. Via, tu muori. Lì davanti al cazzo. Proviamo ad attaccarla. No, l'ho sfiorata. Se c'è qualcuno che ci sta provando ad attaccare da qui. Che cazzo vai qui? Che cazzo vuoi? Togliti. Ragazzi, attenzione che questa bastarda. Questi mo sono lassù. Io non so come fare a farli scendere. Via, via. Checkpoint. Cioè, non capisco perché, ragazzi, la donna di pietra ci stia attaccando, sinceramente. Ecco qua, Udam. Uno e due tolti. Uno. Via, tolto. Ce n'è un altro, ragazzi, dietro di noi. Dov'è? Dov'è? Che cazzo è? Eccoti qua. Via, anche questo. Ragazzi, quasi colpito. Ah, qua c'è. Che cazzo? Muori, 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 muori. Mamma mia, ragazzi. Scontro cruento qui. Ancora un altro. Ragazzi, siamo accerchiati dagli Udam. Me la vedo male qua. Qua me la vedo male, ragazzi. Qua me la vedo molto male. Anche perché questi, vedete, sono più resistenti.
se qui ce l'abbiamo fatta. Allora, giriamoli attorno, facciamo il giro giro tondo. Ecco qua. Ok, ragazzi, ho superato anche quest'altro punto. Vediamo se riesco a colpirlo. Vediamo così. Abbiamo lanciato via la clava, ragazzi. Eccoli qua ancora. Via questo anche, via questo. Via questo. Guarda, una fanculo. Ecco qua, eliminato anche quello. Qua l'ho mancato. Qua bisogna fare attenzione. Ce ne sono veramente tantissimi contro. Muori, muori. Sono veramente tanti, ragazzi. Sono una specie di guardiani, perché vedete, sono più forti. Infatti mi hanno fatto cadere sti brutti bastardi. Ecco qua, fuori uno, fuori due, fuori tre, fuori quattro. Ma ce ne sono ancora altri. Mi stanno colpendo, ragazzi. Allora via da qua. Ah, eccolo il bastardo, da là sopra. Tu muori. Bastardo, pure tu muori. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Perché moriamo ancora? Se no sei tu. Anzi, con quella clavata l'ho uccisa. E infatti, ecco qua, visione glaciale completata. Eccolo qua, vedete, il maestro. Guardate quanto è bello. Tu vivi. Per fortuna, non grazie a te. Liquido forte. Forse tanti occhi udano, forse pochi. Abbiamo vomitato, ragazzi. Vedo Udam dentro ghiaccio. Sì, in trappola di ghiaccio, malato muore. Ma perché Udam protegge una donna di pietra? Io sogno ancora su Udam, tu riempi pancia, maestro di Belver. Non dire che devo bere anche tu lo schifoso, che quello te lo bevi tu. Abbiamo finito la missione. Allora, ragazzi, ora proseguiamo il walkthrough andando qui. Vi faccio vedere. Allora, qui ci sono altre due missioni, ma vogliono semplicemente essere potenziati il loro villaggio. Bisogna raccogliere pietre e piante. Lo farò magari durante il tragitto. Che, ragazzi, allora io ora mi dirigo verso di Karosh il guerriero. Una volta arrivato, riprendiamo il video. Quindi ci vediamo fra poco, appena sono arrivato da Karosh il guerriero. E ragazzi, allora, dopo tantissimo tempo di giro vagare per la mappa, in cui ho trovato animali, altri Udam da battere, quindi ho perso un bel po' di tempo, sono finalmente arrivato alla destinazione, che sarebbe questa qui. Vedete? Siamo arrivati finalmente qui da non mi ricordo come, da Karosh il guerriero. Non mi ricordavo il nome. Che, ragazzi, quindi vediamo insieme. Eccolo qua, Karosh. Eccolo, finalmente. Fratello bisognoso, porta Karosh il guerriero al tuo villaggio e ti insegnerà a eseguire dei potenti abbattimenti e ti darà lance e clave migliori. Ok, ragazzi, ho fatto benissimo a venire qui, perché le clave mi servono. Attento, fratello Udam, vicini combattono Winja. Tu vai e aiuti? Aiuta il guerriero Winja. Sì, dove? Ah, mi stai dicendo qua. Aspettate un attimo, ragazzi, che prendo prima queste piante, che sono sempre utili poi per rinforzare il villaggio. Ok, ragazzi, allora seguiamo la traccia. Vediamo, attenzione, stai uscendo dalla zona della missione. Dove cazzo devo andare? Aiuta il guerriero Winja. Ah, ok, ragazzi. Era segnalato dall'altra parte, aveva ragione. Karosh. Ok, ragazzi, è qui, quindi. Allora, io, ragazzi, scateno la mia bestia. Eccolo qua, brutto bastardo, muori. Uno, via. Due, via. Tre. Ecco qua. Ucciso. Mi ha aiutato anche il mio amico. Guerra buona, cattiva per te. Ma ragazzi, quello che stavo picchiando era Karosh. Epic fail. Combatti con forza. Mi ha dato un tuzzo, perché l'ho fatto bene a picchiarlo. Tu sei Winja, io Karosh. Siamo fratelli.
Caccio bestia Udam Mog. Mog prende mio occhio e mio figlio. Mog, ragazzi, sarà forse quel tipo, quel bel tipo che abbiamo incontrato, mi sa, nel primo episodio o nel secondo. È leggermente arrabbiato, vedete. Noi uccidiamo Mog. Fratello porta morti, noi bruciamo. Ah, li brucia come si fa nei zombie di The Walking Dead. Fumo, dice Mog, veniamo per lui. Devo dire che molto molto simpatico il tipo. Accendi la clava. No, non voglio accendere la clava. Che devo fare? Prima frughiamo e poi sposta cadavere. Ok ragazzi, dobbiamo praticamente bruciare i cadaveri. Lascia cadavere. Sì, lascialo. Ok. Ah, stanno anche gli Udam. Diamo la carne al nostro amico. Tieni. Ecco qua. Fuga. E prendiamo subito il corpo. Ok. Ragazzi, la mia belva sta facendo praticamente tutto da solo. Ok ragazzi, facciamo una cosa. Visto che arrivano parecchi Udam, dovremmo andare a bruciare i corpi. Ragazzi, mi c'è ancora 0 corpi bruciati su 3. Non ho capito il motivo. Ok, lascio il cadavere. Allora lascio qua. Oh, ecco qua. Sbagliavo io, ragazzi, nel ucciderli. Ok, prendiamo il secondo. Dobbiamo avvicinarci molto di più al fuoco. 2. Ragazzi, vedo che il mio amico è in difficoltà. Tieni. Vado subito ad aiutare, ovviamente. Ed ecco qui il terzo. Aspettate, mi prende l'argilla. Il lardini, come cazzo si chiama. Eccolo qua ragazzi, prendiamo anche questo. Con questo sono 3. Avviciniamoci parecchio al fuoco e lasciamolo dentro. Sì, ho preso fuoco anch'io. Vabbè, non fa niente. E ragazzi, comunque, uccidi quelli Udam. Questa è la nuova missione. Dove sono? Eccolo là. Ragazzi, io direi, bastardo, di prendere l'arco e frecce e ucciderlo così. Fuori uno. E fuori due. Ok ragazzi, eliminati anche gli altri due. Qua mi diceva scuoia il mammut. Fu qua un altro ragazzi. Oh mio dio, quel mio amico che si butta contro. Tutto bastardo, lascialo stare. Non ti permettere di colpirlo che t'ammazzo. Anche al volo ragazzi. Ragazzi guardate il mammut, non l'avevo visto. Grande, guardate. Mamma mia ragazzi, il mio lupo. Quante fighe cazzute il mio lupo. Ragazzi, lasciate subito un like per il mio lupo. Mamma mia ragazzi, è veramente cattivo e cazzuto. Oh, come ti permetti? Oh shame. Guardate a questo, guardate, guardate quanto è simpatico nascosto qua. No ragazzi, il mio lupo è in difficoltà. Devo andare subito ad aiutarlo, ecco qui. Ce ne sono altri 2. Ecco qua un altro, guardate questo. Oh raga, stai zitto.
Ok, ragazzi, stiamo difendendo. Guardate il mio lupo come caccia aggressivo. Grande, ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Checkpoint per ora. Penso che non sia finita qui la missione, ragazzi. Takar, tu dai a me forza. Winja vivono a ovest. Bene, insegno a Winja a combattere. Io pericoloso, fratello. Ma non ce ne eravamo accorti proprio. Nuovo specialista Winger, caro Cipelli, ero sonito al tuo villaggio. Perfetto, ragazzi, abbiamo ottenuto. Ecco qua, fratello bisognoso, missione completata. Quindi, ragazzi, abbiamo ottenuto un altro elemento in più per il nostro villaggio. Nuovi abitanti, vedete, popolazione 21. Questa è la mappa, ragazzi. Qui abbiamo un gran forte del Darwa. Anche se non me la dà ancora come missione selezionabile. Ragazzi, allora ho preso questa nuova abilità, Morte dal cielo. Salta o cadi su un nemico sotto di te per un'incisione rapida e brutale. Quindi ho avuto quest'altra abilità. E prima, ragazzi, avevo sbloccato questa qua, cibo più saziante 1. Quindi gli effetti delle ricette aumentano da 60S a 90S. Ok, ragazzi, allora con questo si conclude il walkthrough per oggi. Nel prossimo episodio ovviamente andremo avanti con le missioni principali. Dovremo parlare con Syla. Ci sono queste missioni principali, ragazzi, vedete. Ci sono qui. Vabbè, quelle vado a selezionare. Eccole qui, aspettate che è vicino. Ah, ecco qua, ragazzi, vedete. Bisogna parlare con questi personaggi. Penso aiutarli a sviluppare meglio la loro capanna. Ok, allora, se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un like. Commentate, ragazzi, se avete qualcosa da dire. Se anche voi avete fatto il gioco, come vi sembra, se vi è piaciuto. Insomma, qualsiasi impressione anche su queste missioni. Ovviamente, ragazzi, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo ai vostri amici. Come sempre, sotto in descrizione trovate il mio profilo Instagram, Facebook e Twitter, quindi seguitemi anche sui social network. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, gamers!